Bentornati a SS Arezzo TV, buonasera Beppe Marconi. Ciao, siamo riusciti a passare. Siamo riusciti a passare, questa è la famosa viabilità alternativa per non passare... Per i carri agricoli. Sì, per non passare da... buoi, non anche trattori. Da Ponte Buriano, che il ponte è chiuso per il restauro. Sì. E qui siamo a Castelluccio, all'ingresso di Castelluccio c'è un semaforo perché c'è una strada anche molto stretta. Ora, qual è il problema? Come ci avevano segnalato, che nonostante che questa viabilità alternativa sia vietata ai mezzi pesanti superiori... Oltre 7,5... Andate. Guarda un po' queste immagini che proprio appena arrivati, guarda adesso ci passa anche, beh, questo sarà autorizzato. Questo come fai? Comunque guarda queste immagini invece che ti faccio vedere, che abbiamo ripreso un po' così di straforo, cioè appena arrivati abbiamo subito beccato un camion, mi senti? Sì, sì. Un camion e poi anche un pullman, non è vero che ci passano i pullman piccolini, ci passano i pullman belli grossi, vedi, anche quello che abbiamo visto. Questo, quello blu che stiamo vedendo. Sì, sì. Quindi... E siamo rimasti imbottigliati, appena siamo riusciti a uscire. Sì, perché non si passa. Addirittura siamo stati costretti a passare con il rosso perché oramai eravamo entrati e quindi di conseguenza... Perché... Vedi adesso. Sì. Non suoni, signore, aspetti. Aspetti. Il traffico è aumentato perché tutti passano da qua. Poi il pullman ha fatto, velocemente va molto piano, fa sì che c'è la fila. E poi non ci si scambia quando arriva un grosso... Poi. Gira a destra, operatore, gira a destra. Ecco, c'è la provincia, il servizio di viabilità che passa. Ma veramente, io considero che è una cosa che adesso penso che fine mese dovrebbe essere riaperto perché dovrebbero finire i lavori, no? Ma poi a primavera inizia il secondo lotto e poi il terzo lotto, quindi richiude un'altra volta. Io non so se vado a trovare una soluzione alternativa perché effettivamente questa è veramente, veramente impossibile. Penso agli abitanti di quei festoni qua, che ha Sio Fibocchi e tutta la zona della Sette Ponti. Qui è veramente un problema perché vedi, non può sopportare questa strada un traffico. E meno male che ancora non è successo niente, per fortuna non è successo niente perché la gente va abbastanza piano. Logicamente si creano gli inconvenienti quando ci sono i mezzi pesanti che non sono autorizzati, che poi per di più considera che il ponte di Castelluccio ha una portata limitata, quindi non potrebbero passare neanche sul ponte di Castelluccio. Speriamo che crolli. Si chiusa un ponte e se ne mette a ripentaglio. Esatto, ma io dico, ma forse non era più semplice fare una viabilità temporanea alternativa? Non tipo? Lo so. Tipo da dove? Sempre da Ponte Buriano? Accanto a Ponte Buriano, accanto al ponte, c'è l'esercito che c'ha i famosi ponti balli, no? Fare un ponte provvisorio in quel modo lì era molto, molto meno problematica la cosa che rispetto adesso, no? Ma non lo so quanto costa, non so se è fattibile, però effettivamente qui si creano dei problemi abbastanza importanti. Senti, vogliamo sentire la provincia di Arezzo come risponde su questa viabilità alternativa, se si poteva trovare una soluzione, perché Greta Settimelli lo ha chiesto a chi di dovere, sentiamo. C'è anche la questione, diciamo, della viabilità alternativa, che probabilmente non riuscirà a sopportare il traffico che c'è adesso, anche perché insomma è in delle condizioni abbastanza precarie. Che cosa si può fare? Ma dunque, diciamo che da quel punto di vista non c'era alternativa, nel senso che se volevamo, come abbiamo fatto, fare un intervento di recupero del ponte, che è un ponte che ha un'importanza assolutamente fondamentale per la nostra provincia, sia dal punto di vista artistico che anche viario, e quindi è bene tenere, diciamo, fare la corretta manutenzione delle nostre opere, specialmente quando hanno questo valore. Dicono nella viabilità alternativa forse si doveva intervenire prima di chiudere il ponte. Nella viabilità alternativa, diciamo che il problema viene fuori nel momento in cui i mezzi pesanti non rispettano, diciamo, le prescrizioni che abbiamo previsto. Ecco, in questi giorni, appunto, passati i primi giorni, diciamo, di verifica della viabilità, abbiamo concordato con i tecnici della provincia e con i tecnici anche del comune d'Arezzo, del comune di Castiglione Fibocchi, di fare controlli, diciamo, più intensivi sia con l'ausilio della nostra polizia provinciale che con le forze della polizia municipale dei comuni interessati. Quindi diciamo che, e ovviamente di aumentare la visibilità delle segnalazioni, sia con impianti luminosi che con diciamo, segnalazioni maggiori. E insomma, provincia dice che è stato fatto un po' il possibile, è così. Vabbè, allora mettiamo un po' di vigili perché facciano rispettare. Ma la provincia di vigili ce l'ha, chi le deve mettere? Ci sono i carabinieri, c'è la polizia municipale, che vengano qui e facciano un controllo. Ora qui è Comune di Capolona, quindi anche Castelluccio fino al ponte è Comune di Capolona. I vicini urbani d'Arezzo non possono intervenire, facciano un accordo fra comuni, vedono un po', ma però facciano rispettare il divieto di transito dei mezzi pesanti
che sono quelli che effettivamente poi creano i problemi. Eh sì, perché se ne passano tanti, ovvio, esatto. Come dici te, se non è previsto. Non, siccome di lì hai visto quanto è stretta la strada e devono passare a passo d'uomo, poi fanno sì che la fase semaforica diventi verde dalla parte opposta, poi passino col rosso, quindi creano le problematiche. Bene, vedremo, torneremo anche a vedere com'è la situazione e da Castelluccio ci rivediamo domani. Da Santa Margherita. Ah vabbè, c'è scritto Castelluccio, ma qui siamo a Santa Margherita. Qui siamo a Santa Margherita. Hai fatto bene a precisare perché era chiudere con questa imprecisione sarebbe stato veramente drammatico. Adesso aspetta di chiudere. Ah no, c'è conclusione con il mezzo pesante, oltre 7,5. Esatto, che dobbiamo fare. E con questo vi salutiamo. Ciao a tutti. Ciao.